Ma c'è ancora la cultura con la C maiuscola o siamo alla C addirittura in corsivo? Beh, questo potrebbe essere anche, diciamo, una scelta, no? Insomma, non è detta che la cultura con la C maiuscola non possa, nel corso di una frase, diventare anche C con la C minuscola, se questo, significa una cultura più popolare, una possibilità di accesso alla cultura. Io non credo a una cultura, diciamo, elitaria, nobile, separata dal resto del mondo. Io sono per una cultura pop popolare, dove tutti possano avere la possibilità di, partecipare e accedere. Questo naturalmente si vede sia a livello di grandi istituzioni, un problema, diciamo, magari la Scala di Milano, ma anche, voglio dire, in una città come Perugia, all'interno della comunità. E l'accessibilità o la possibilità di praticare cultura credo che debba essere, diciamo, un bisogno primario. Le persone che, fanno cultura, che praticano cultura, che potrebbe essere il corso teatrale, che può essere avere la possibilità, di vivere la Galleria Nazionale dell'Umbria, come è capitato in questi anni, in maniera diversa, sono veramente una possibilità di divertirsi, di crescere, che costruisce poi delle città migliori, dei cittadini migliori e quindi una maggiore felicità, cosa che veramente in questo momento di grande crisi, delle istituzioni, delle grandi istituzioni a cui, siamo di solito abituati, a cui siamo soliti abituati a fare riferimento, può essere, e anche una crisi, diciamo, del lavoro, quindi della possibilità di avere soldi. Ecco, credo che, come dire, la cultura possa essere un ottimo, forma, un ottimo antidoto anche alla povertà, non solo, diciamo, economica, ma anche diciamo, delle persone, della loro esperienza, del poter essere felici. Essere felici è una cosa importante per poi realizzare tutto il resto, e la cultura è sicuramente una buona, diciamo, una buona via per raggiungere questo.